Questa sera su Rai 2, poco prima della mezzanotte, andrà in onda TG2 Dossier sulla città di New York. Allora vediamone un'anticipazione. New York che cambia, ma che rimane anche sempre un po' uguale a se stessa, i suoi problemi, il suo grande fascino. Non puoi non incontrare qualcuno, è una città che ti impone di sbattere addosso alle persone. Angoli da Central Park, il jazz da Harlem, da Williamsburg, Brooklyn, storia dell'immagine di Roberto Bolle fermata da un grande fotografo italiano. La cosa che a me emoziona di più di Roberto è quando lo vedo ballare con una grande partner, ballerina, Etoile, perché allora lui nella tensione che mette, non più su se stesso, ma nell'essere partner di questo talento che è con lui, trasmette un vero amore. Il nuovo Empire State Building, nella pancia della Statua della Libertà, bottega di scultore nel Queens. E poi è Natale. Il premio Oscar alla carriera, Lina Wertmüller, racconta al TG2 il suo ritorno alla regia teatrale e i ricordi con Federico Fellini. Adele Amendola. Eccola. Lina Wertmüller ci accoglie nella sua casa romana con i suoi splendidi 91 anni e l'Oscar alla carriera, che ha ricevuto meno di due mesi fa. È una cosa gravissima che si chiami Oscar, si dovrebbe chiamare Anna. La premiazione si è trasformata in un inno alla parità di genere, in un settore, il cinema, dove gli uomini detengono ancora più potere delle donne. E avendo un potere non lo vogliono perdere.